Paese si avvia alla rinascita e me lo auguro fortemente, al termine di un periodo difficile a causa della pandemia. La scuola è uno dei pilastri della società sul quale dobbiamo poggiare il futuro dell'Italia e una scuola di qualità non può partire senza affrontare una battaglia di civiltà tesa con tutte le forze e le risorse necessarie alla tutela degli studenti con disabilità. E concludo, Presidente, in ogni ambito e principalmente nella scuola, che rappresenta, voglio dire, il nostro futuro, nessuno deve rimanere indietro. Grazie. Passiamo all'interrogazione numero 31515 dei deputati Sasso ed altri concernente chiarimenti e iniziative in merito allo svolgimento degli esami di Stato sia per i candidati interni sia per i privatisti, nonché in merito alle criticità emerse con riguardo alla didattica a distanza, in particolare in vista dell'inizio del nuovo anno scolastico. Il deputato Rossano Sasso ha facoltà di illustrare la sua interrogazione per 1 minuto. Prego, collega. Grazie Presidente. Dalla chiusura del 7 marzo in poi per l'emergenza sanitaria, il caos ha regnato sovrano sulla scuola italiana. Caos sugli esami di Stato, caos sulla ripresa a settembre, caos sulla didattica a distanza, dove nonostante l'impegno e il sacrificio di docenti e genitori, purtroppo l'Istat, non la Lega, l'Istat, ci consegna un quadro nero sul divario digitale. Il 33% dei nostri alunni non ha un computer, non ha connessione, quindi per loro nessuna didattica a distanza, nessun diritto allo studio, nessun ascensore sociale. Sono stati abbandonati anche i candidati privatisti agli esami di maturità, per i quali al momento si ipotizza che possano svolgere gli esami a settembre e non a giugno come tutti gli altri, impedendo dunque loro in tal modo di poter scegliere la propria facoltà universitaria o di poter fare un concorso, poiché fuori tempo massimo. Le chiedo dunque, Ministro, per il tramite del Presidente, quali misure intenda adottare, ma misure concrete, non interviste, non annunci televisivi, sul divario digitale, sugli esami di maturità e sulle modalità di rientro a scuola a settembre per i nostri ragazzi. La ministra dell'Istruzione Lucia Azzolina ha facoltà di rispondere. Prego, ministra. Grazie Presidente. Onorevole Sasso, il suo quesito mi consente di fornirle elementi che dimostrano come in questi pochi mesi dal mio insediamento al Ministero dell'Istruzione l'attività dell'amministrazione ministeriale in una situazione difficilissima per il nostro Paese sia stata votata integralmente a garantire l'effettività del diritto allo studio di tutti i nostri studenti. Con riferimento al divario digitale, voglio ricordare che da subito abbiamo dispiegato ogni misura per rispondere a questo gap tra popolazione studentesca e strumenti digitali. Con il decreto 187/2020 sono state già ripartite le risorse, 85 milioni di euro, parte delle quali ben 70 milioni di euro stanziate con l'articolo 120 del decreto legge numero 18, per consentire alle istituzioni scolastiche di dotarsi di strumenti digitali da mettere a disposizione degli studenti meno abbienti. Ancora, abbiamo stanziato ulteriori fondi per un totale di 80 milioni di euro a valere sulle risorse PON destinati proprio all'acquisto di PC, tablet e dispositivi per la connessione internet dedicati alle scuole del primo ciclo. Aggiungo che la spesa per la messa in sicurezza degli edifici scolastici ha registrato, in costanza dell'emergenza epidemiologica, con lo stanziamento e la ripartizione di ingenti risorse finanziarie. In merito alla riapertura delle scuole a settembre, ribadisco che, come ho già avuto modo di precisare, l'ipotesi di una didattica mista per la scuola secondaria, fondata sull'integrazione della didattica tradizionale con quella a distanza, rappresenta solo una delle possibili idee allo studio vagliate e decisa già in altri paesi. Idea che, peraltro, la forza politica di cui lei fa parte ha sostenuto tramite il deposito al Senato di un emendamento al decreto 22/2020. Anche se, come appare da annunci della giornata di ieri, si intende ritirarla. Sono al vaglio del comitato da me nominato molteplici.